noi abbiamo messo in campo in questa città tre perle della promozione cinematografica. Quello che è accaduto ora è che noi abbiamo la Fondazione Cinema per Roma con dentro il governo e quindi con una struttura stabile. La regione ha scelto di mettere dentro la fondazione la festa della fiction e terzo la festa del mercato, il MIA. La mia idea di chiedere a Marino Sinibaldi di prendere la responsabilità dell'assessorato alla cultura e al turismo, qualora ovviamente noi vincessimo le elezioni, viaggia esattamente nella direzione di avere una persona che è in grado di cogliere tutto quello che sta fermentando in questa città. Noi dobbiamo fare in modo che il cinema, l'audiovisivo e tutte le cose di cui ho parlato diventino effettivamente il volano di uno sviluppo di questa città. Il discorso è questo qui, se non si eliminano certe situazioni burocratiche non si può... Nel DDL Cinema c'è una norma nuova che oltre a prevedere i 30 milioni l'anno per l'apertura commerciale prevede che anche in deroga alla norma urbanistica si possa intervenire sulla ristrutturazione di cinema. Ma ci sono un dialogo positivo e un coordinamento tra le tre istituzioni sicuramente ci consentirà di fare di più di quanto magari non è stato fatto prima. Grazie.